Ehi hey John, vuoi un po' di popcorn? Grazie Katie, ma in questo momento sto montando la videocamera. Videocamera? Quale videocamera? Beh, sai com'è? Se arrivassero dei ladri, potrei coglierli in flagrante. Comunque, l'ho visto su un sito. Aspetta, non le avrai piazzate anche nel bagno? Ma certo, Katie. Non sai che i ladri vanno anche a rubare la carta igienica ai giorni d'oggi? Ok, John. Vorrà dire che i popcorn li mangerò tutti io. Allora, mi potreste rispiegare la storia? Certo, ispettore. Era notte fonda quando abbiamo sentito dei rumori. Non siamo andati a controllare perché pensavamo che fosse il nostro cane. Solitamente rompe degli oggetti. Ma poi, appena mi sono svegliata di mattina, ho trovato il vetro rotto alle mie spalle e questi frammenti per terra. Molto bene. In questi giorni anche altre case sono state derubate. Sono due stranieri, i ladri, un ragazzo e una ragazza. Vi aggiorneremo al più presto. Dove è finito il mio orologio? Dove è finita la mia collezione di piatti di ceramica? È costata tantissimo! E i miei orecchini d'oro? E il mio computer? E il mio povero iPhone? E il mio braccialetto di plastica? Wow, Rosie! Se per te un braccialetto di plastica ha un valore inestimabile, figurati una buccia di banana! Piangeresti per tutto! Ascoltami bene, Jay! Quel braccialetto me l'ha regalato il mio primo fidanzato delle medie! Senti, Rosalinda, mi sembra che il mio computer valga molto di più. Ascoltatemi bene, dobbiamo fermarli. Ci hanno preso delle cose molto importanti. Senti, Rosie, non possiamo mischiarci negli affari della polizia. Dobbiamo far fare a loro. È il loro mestiere. Quindi voi non mi volete aiutare? Va bene, farò tutto da sola. E io fermerò quei due truffatori. Credo che il cervello di Rosalinda sia andato in fumo. Insieme al suo braccialetto. Beh, non so voi, vado a bere un po' d'acqua. Ohio! Aspetta, John. Quella è la videocamera che hai piazzato ieri. Forse può aiutarci. Ma certo! Forza, ragazzi, diamo un'occhiata ai video. Per loro sono quella stupida, quella che non si deve niente, quella che combina sempre guai. Ma stavolta io fermerò quei ladri e sarò l'eroe di questa vicenda. Ma come fare? Ma certo! La pistola di scorta! Eccola! Vieni dalla mamma! Questa volta dimostrerò agli altri che senza di me non possono fare niente. Ma devo assolutamente cambiare look! Devo rendermi irriconoscibile! Eccoli ragazzi, guardate, sono entrati! Ma chi potrebbero essere? Non ne ho idea. Secondo me assomigliano a Lexi e Justin Perry. Guarda! Oh mio Dio! Ma è vero, guardate gli occhi di Justin. E il trucco di Lexi è identico. Io non ci posso credere, sarà che vengono qui a rubare a casa dei loro amici? Ma certo, si sa che hanno problemi con i soldi. Questo non è vero, ma comunque sono troppo uguali. Oh, che falsi, io credevo fossero nostri amici. Dobbiamo assolutamente chiamarli. Immediatamente. Non so voi ragazzi, ma io vado a portare alla polizia il video e così esporgeremo denuncia. Andiamo su. Ehi, qualcuno ha suonato il campanello. Forse la polizia, che è già arrivata alla soluzione. Ciao John, siamo noi. Abbiamo saputo dell'accaduto e ci dispiace molto. Scusate, vi dispiacerebbe per una cosa che avete commesso voi? Ma che razza di amici siete? Guardate che abbiamo posizionato la videocamera e abbiamo visto voi che rubavate. Che falsi! John, sei sicuro di stare bene? Io sto benissimo, siete voi malati! Forza ragazzi, chiamate la polizia e Ken, vai a prendere la pistola. Potrebbero essere armati questi due. Va bene. Non andrete da nessuna parte, luri di vermi. Jay! La pistola è sparita! Avete rubato anche quella! Voi non siete vermi, siete dei lombrichi! Ma Jay, non crederai davvero che... Zitta, Lexi. Sei una criminale. C'è qualcosa che non quadra. Dov'è Rosalinda? I poliziotti avevano detto che i ladri erano stranieri. Oh no, oh no!
Dai, Rosy, pensa, dove potrebbero recarsi dei ladri? Naturalmente nella prateria della città, proprio dove sono adesso. Dove non c'è nessuna persona, nessuna casa, nessun poliziotto. È proprio un posto perfetto. Ah, ah, Selena, nessuno avrebbe mai pensato che saremmo andati nella prateria della città. Hai proprio ragione, Logan. Aspetta un secondo. Quei due tizi mi sembrano molto sospetti. Rosalinda, non sei tanto stupida in fondo. Ehi, hey, hey, voi due! Sembrate proprio i due ladri che ieri mi hanno derubato la casa, la Dream House. O sbaglio? Oh! Aiuto! Lei! Mi dia subito la sua macchina! Una pazza! Aiuto! Ops, hai lasciato le chiavi! Oh no! Un vicolo cieco! Siamo fregati! Siete in trappola, a quanto pare! Senta, io ho chiamato la polizia, quindi mi ridia la macchina! Perfetto, perché ho appena acchiappato due ladri! Salve! Sono qui oggi per annunciarvi che a New York sono stati arrestati i due famosi ladri, Logan e Selena. Sono stati acciuffati da una ragazza chiamata Rosalinda Paltrow, che li ha inseguiti con la sua macchina. Ieri sera era proprio stata derubata. Rosalinda, come ci si sente ad essere così giovane, ma anche ad essere un'eroina della città? Ci si sente davvero molto bene, soprattutto dopo che hai dimostrato ai tuoi amici che anche tu hai un valore e hai coraggio. E ho appena recuperato il mio braccialetto di plastica, yeah! Certo. Beh, che dire, il TG New York termina qui. Ora, in onda il meteo. Che cosa? Ma com'è possibile? Io l'ho sempre saputo che c'era qualcosa di losco sotto. Dovevi dirlo prima. Avete visto? Noi non vi avremmo mai derubato. Esatto, siete nostri amici, in fondo. Ma io l'ho sempre saputo che non eravate stati voi due. Io l'ho sempre saputo, sono i miei amici che sono un po' idioti. Mio Dio, Jay, sei il solito lecchino, ma ti vogliamo bene. Ragazzi, io ho preso i ladri che ci hanno rapinato l'altra notte! Sono andata con una macchina, li ho seguiti, di un'altra tizia, poi praticamente l'ho minacciata di morte e sono stata intervistata, sono andata in televisione! Rosy, non c'è bisogno che tu ci racconti niente. Abbiamo sentito tutto in TV. Ci dispiace molto di averti sottovalutato. Beh, ragazzi, vi ho riportato le vostre cose e ho ritrovato anche il mio braccialetto. E la cosa più importante è che ora voi abbiate capito di che pasta sono fatta. A proposito di pasta, perché stasera non andiamo a mangiare una pizza per festeggiare? Sì, buona idea!